insieme a Maurizio Battistelli, candidato anche lui ovviamente alle primarie del centrosinistra. Numeri attuali parlano di 910 votanti soltanto qui in Piazza Indipendenza a Pomezia, un'affluenza positiva oltre ogni aspettativa. Sì, anche se io mi aspetto molti più votanti, anche perché l'affluenza rispetto di quando era per le altre primarie è maggiore, sicuramente maggiore. E comunque è una bella festa per la città, una bella festa per il centrosinistra. Speriamo che poi alla fine sia una bella festa per il rilancio di questa città e per la vittoria del centrosinistra definitiva. Avete tastato un po' il polso ai cittadini con questa iniziativa, avete visto che ci sono ancora, hanno ancora voglia di partecipare alla vita politica della città. Sicuramente le primarie è uno strumento che abbiamo fatto nascere noi del Partito Democratico ed è uno strumento eccezionale e straordinario di partecipazione, a differenza di altri che 48.000 persone portano a scegliere chi deve fare il Presidente della Repubblica. Noi li portiamo in piazza realmente e questa gente sta venendo qui a votare perché vuole scegliere il prossimo candidato a sindaco di Pomezia. Sue sensazioni personali su questa giornata? No, buona giornata, naturalmente spero di fare un gran bel risultato. Non ero il favorito, non sono il favorito, però portare un buon risultato vuol dire dare una mano al partito, dare una mano al centro-sinistra, che sono qua a disposizione del centro-sinistra stesso. Come abbiamo fatto con gli altri, in bocca al lupo Battistelli. Che credi?